Ancora un colpo messo a segno in via Trento Trieste. Si tratta del terzo episodio nell'arco solamente di alcuni mesi. Nelle mire dei malviventi il bar 7000. I ladri si sono introdotti all'interno del locale per svuotare ancora una volta le slot machine. In pratica, quindi la serata che è su, c'è la serratura, no? Poi hanno forato con quel trapano il cilindro e l'hanno aperto la serata. Poi qui l'hanno sforzata la porta. Quindi è la seconda volta in 3 mesi che è successa questa cosa qui. Qui questa l'ho messa nuova ieri. Quella mola che stacca e chiude la porta e apre, uguale. 3 mesi fa questa qui. Questa è messa nuova anche questa. La sua uguale che non si vede perché lo è. E sono entrato dentro. Sempre lo sto, sempre queste cose qua. O li cavano statta che è meglio, guarda. Almeno non ci saranno i danni di nessuna cosa. Sono tutte le volte. O tocca stare sempre preoccupati che magari entra di nuovo, spaccano di nuovo. Ti trompa una vettina, tutte cose, non si può andare avanti con la maniera. Quanto sono riusciti a portare via i ladri? So, circa su 1500, 2000 euro, non so. È successo alle 4.10, 4.20 di mattina, quindi già allora che gente va anche a lavorare. Non è che è successo all'una alle 2 di notte. Partito subito, io sto un po' 10 km da qua. In tempo che arrivo qui ormai era già tutta fatta. No? Allora, quindi l'altra volta io ho trovato un mazzo grosso, che avevamo spaccato con un mazzo l'altra volta. Questa volta ho una tattica diversa. Però soliti colpi, per me sono solite persone che entrano ugualmente. Però non dico il tempo di 5-6 minuti. Allora, alcuni che hanno visto il motrino, io il motrino era parcheggiato qui davanti sulle strisce e sono scappato in due. L'altra volta erano in tre in macchina che hanno caricato in campi monete, che questa volta era legato con le catene, non potevano portare via. I commercianti residenti della zona tornano ancora una volta a chiedere maggior sicurezza e più controlli. Che mettono le telecamere in questa zona e controllano almeno qui calla che gira più anche la notte le forze dell'ordine, qualcosa almeno non fanno. Oppure più telecamere, che in questa zona qui non c'è punto telecamere. Almeno se ha più controlli che è meglio, guarda.